Allora, saluto a tutti. Oggi continuiamo con le nostre stonde di Avesta e la Lingua, annantaudia sui voli. Dunque, oggi a parola è data ai studenti, questi sono i nostri studenti di Lingua e Cultura Corsa, seconda annata. Ecco, allora, c'è da essere una lettura di prima di A vola e Martina Pinzabal, a vedi gli animali, e poi dopo creazione, dunque, di un po' di studenti che sono qui, chi banagunta, folle, giarti l'hanno scritte egli, ed altre belle hanno raccolte dei zoologhi. Ecco, allora, cominciamo con voi, Zidille, a vola di Martino a Pinzabal. Puoi degacciare forse mascherebbe parlando un microfono. Allora sì, un aradore e l'animale, e un mineo. Avec l'animal, à noter di Nadal, tout l'animal di Gorsiga, Serrano Concolti, Indagrota, Piumaio, Giusan Predrone, Perfana Zoïdja. Eio, agutu padu dentro a mobilone, mera ascolto in quel grottone, in du cantuccio. E cominciavo a dormire quando, in punto di mezzanotte, so svegliato da un rumore strano. Si sentia o barbalesco da far rizzare i capelli a qualcheduno. A guardo e sapere ciò che vede. Una onda d'animali che parlavano. C'era un boio di gata bianda, a begora di niolo, a Oaca di Montedoro, o Zumero di Bonifacio, a Gabra di Guzzà, a Mula d'Orezza, o Cignali di Viumorbo, a Valpapalanina, o Cerro di Cervioni, o Mufroni di Monteridondo, o Borco di Bastega, o Vilancio di Crutini, o Iagaro, o Gorbo, a Merla Bizzighiala, o Trizzuno Montagnolo, o Dobu e o Giocio Pugese. Cominciano così, o Boie. Milagno di l'uomo, quest'anno un mitene più caro, e ma qua già abbandonato, mi si lascia per se cose. E sono magro come un schinco. Prima sì, si facevano i lavori, e pagiate, e i piani di un grano. Si travagliava e si mangiava, roba e niente. Oggi l'uomo ne sumena, non mangio più né feno né paglia. Mi si dà anche a me di domandarmi un impiego per se france. Milagno e l'uomo, e non savara, o bastore si lagnava in me, o latte si vendia, o gaggio si guastava, a lana si fragigava. Oggi o latte si vende caro come o sangue, o gaggio 80 milioni, a lana si pesa peso oro. Con tre pigure e un montone si arricchisce 20 milioni. E l'uomo scemo verso si vergogna in me, quando lo parla dice sempre con disprezzo ste pigurace, e nimmo voleva o bastore. Usumere. Milagno di l'uomo, e usò il cavallo di un povero, trascine legne, pedre, farine grano, olio e vino, e rigeva dai zidelaci bastonati e vituperi. E l'uomo che passa per il più intelligente, o tutore, parla sempre di me con serga e gattivera. An, triplan, aeroplan, burric. Quando io sento queste barulacce in francese, veramente mi vrige il cuore. E so che questi scolaracci non mi parlano come li sono imparati, in questa lingua che non mi piace. In corso accetto anche le bastonate, allora sono un scemo, a chi non mi allisciarà in corso ad avvalare da ripa in giù. Anche che lo sia presidente della Repubblica, mi le ronco. A Gabra. Milagno di l'uomo, va sempre dicendo che io sono capricciosa e capileggera. Or quest'anno a moglie e a figlioli facciano capricci e impicci più che mamone. Hanno comprato certi vestiti a moda francese che gli costano l'occhio di un capo, certi capelli infrigiolati e c'era ciun 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 che pare un carnaval. E capi leggeri sono in casa e mica in Deamandria, ma l'uomo è lascia fa. Ora se la mise in corna un doppio lato. A mula. Milagno e l'uomo, travaglio sempre come un mulo e l'uomo mi attarsa a bruenda, come nel seracaggio macco. Si dà sta bogo orso e mica vene, e tioppo le poche mica. Imbarcano tutto a caro prezzo e coi soldi facendo esobriaghini in tempo di lezione. Uccignali. Milagno di l'uomo,
e ragusi tranquillo durante a guerra, a quale non c'è più riposo, mi so sempre appresso. E chi danni faccio, non si ne parli, mi ne ole no a morte. E ciò che mi dispera, non è manco d'aver sempre o piombo alla rece, ma è di vero che sto mi lasciano tranquillo il più grande segnale che fece strapazzi e doli al mondo intero. Il ladro di Guglielmo. Questa è una bossa soffre. Si vogliono tutti mangiare crudo crudo, farlo a ruste e pigliare a pendere un pezzo per loro. Awa, dicono tutti, mi aione e si lasciano ingrassare il sovormaio d'Olanda. O dopo? Ci sta bene, a chi c'entra non esce più. A Olbo. Orche Susi che rovolpe mezzo, acceso il fuoco e postato lontano. O Gorbo. Fece qualcosa, almeno per noi. A Merlo? Zitto, o se no ci spiumo io e già topele mi ne faccio un cucino. O Vilancio. Basta, ciò che è stato. A me la sola cosa che posso ingole è di sente sempre io, qui stanno i magri Vilanci. Che bugia generale, so grazie bastori, grazie giornadanti, grazie stetodori, grazie burci, grazie bulezze e grazie di manco noi. Guardatemi appena, c'è stata abbondanza di bomi, di castagne e d'alive. E sempre un paesano si lagna. Usolo che sia magrido e che saveria la lagna canta sempre all'altare. O Giorgio Pugliese. Basta, avete scorso l'ora, a momenti aggiorna. Per questa non si parla più, fino a quell'altro Natale. Cion, cion, cion. E l'animale, tutti ammuduliti, secondo l'ordine di quello guassù, si non dedeno. Ognuno ha usolo. O boi e o piano a Casabianca, a vacca in Monte d'Oro, Uzumer in bunivaggio, a gabra in cuzza, a mula in oretta, u cignali in fiumorbo, a volpa in balagna, u muvrone in monteridondo, u borco in basteliga, u vilancio in crutini, u gorbo in crubar, u giocio in ampriani. Eio, surti i dobu, e a vigon tutta le quale, come lo maca e la fare, l'animale parlava nu come vi barlo. Conta una leggenda di un meridione, dunque sapete che verso Ajaccio, do circondo, ci sta il Monte Gozzi, Monte Gozzi che aveva conosciuto per via di un gruppo coscienza che cantano, ma Monte Gozzi ciò che è che è tra Graona e Aginarca, dunque sa vola qui, la giunteso di da Cinarchesi, la giunteso lì da Grauninchi, e dunque principia in tempo di un medievo, che a Nanto Ugozu c'era un castello cinarchese, dunque gente di Gio, come si potrebbe dire, e c'è una principessa, figlia di un re cinarchese, che si era innamorata di un paesano. Miseria per il babbo, perché il babbo, essendo Gio, si voleva sposare un bel partito, un figlio di un altro castello vicino. Ma fatto si sta che si è innamorata lì, su paesano qui, giornadante, disgraziato, per ripiare le parole di una canzone. Dunque, s'amore era proibito, non si poteva altrimenti, e posso che ne erano innamorati, per anni di diversi, ma non riescivano mai, per anni di un matrimonio, ma era proibito. Allora, all'idea da Gontaghi, sa principessa qui, si era lampata da Ugozi, dunque, bon, poca valata qui, sera lampata da Ugozi e i vecchi ci dicono sempre che in tempo di tempesta è proibito di cuda per chi si sentaria in stridi di sa principessa qui che si è lampata da Ugozi. Dunque bon, a noi ci è sempre fatta paura perché ci siamo immaginati in tempo di tempesta stridi tamante quelli di la piscia rossa e una ricordo una sera eravamo in come frate di un piscia rossa proami e eravamo usciti dalla casa per pure sentire ma non si sente mica dunque all'idea conta che in tempo di tempesta si sentaria gli stridi di sa principessa qui ecco è corta ma ci è sempre fatta paura. Un racconta una cronaca che noi abbiamo fatto in cui Manon Martini e Marco Federici mentre un corso di Patrizia Gattaciga. Dunque la cronaca comincia così. L'aveva detta Marina Rebaldi. Quale ha mai sognato di avere una piscina olimpica nel suo quartiere? In Pentaguadilla, in Alceto, in Pancheraccio, in Pampiscia Rosso, in Azogo. Ebbene, pare che l'avesse riusciuto a questa scommessa a Città d'Ajaccio. E buttiamo al principio
in anni 60. A toponimia non si sbaglia mai. Eppure gli ingegneri che hanno decine e decine di studi in Avarigia, una vorrei mica data per in capo di vadure di corsa settimana per sapere chi costruisce ai salini, ai gani o allora in silo gigui, sarebbe un pericolo maggiore a Longanda. Ma fatto si sta che la città, braccia a parte, mudiava ai giunti dici, veniti, veniti, comprete e staletevi che c'è casa noi framante a buon patto. Bon, ho detto dici becchi, dopo cent'anni e cento mesi, l'acqua volta ai suoi paesi, non è? E beh, è ciò che sta al batto. In 2007 li dia, i vituri hanno potuto approfittare di un bagno bello fresco che ha fatto pro a pareti mudori e soprattutto a pareti meccanici. A città, impensierita per i soggiunti dici, noi decidiamo di mettere un pacchetto per ripararsi gli sguasti senza contare i zeri non ti uscecco. Hai messo un pacchetto, eh? Allora, pensami a un'età d'oro, per la città, un'età sbarazzata dall'inondazione e dai disguasti con la creazione di vasche di ritenuta apposta per l'occasione. Qui si è messo un pacchetto. Ma sa fa co 2020 e iso 10 piaghi d'Egitto. Iso 10 piaghi d'Egitto. Dunque, bon, è mauto fughi spropositati. Minaccia di una guerra mondiale con gli Stati Uniti e l'Iran, una crisi sanitaria, una crisi economica e appena usciti da un confinamento lungo, mi crederete se vi dico che in una mezz'ora se più i tuguagi un mese d'acqua. Ecco, dunque abulavano i mobili, nuttavano i vetturi, una vera scena di film. Dicini che sono 150 persone a essere stati soccorsi dai spegnivoghi. Immaginate un poco. Tanto uomo si è domandato, ma perché non è riuscito? Come va per la vena? Allora noi vi dimo, mette un vreno all'acqua, manco di un po', ma mette un vreno a Vrenesi Urbana, si può. Dunque, prima di cominciare, vi volevo dire un affare di chi... Una di un'onda contro i bedrolacci, i paesani di un paese di bedraio verde. Per chi ciò che abbia contato, palese appena ho fatto che i bedrolacci sono tutti appena auguri. Dunque, a volte si passa tempi va, tutto il mondo lavorava. A lui dai i figli in Corsica, a chi zappava, a chi faceva pastore, a chi anche si andava in continente per buscare lavoro. E il personaggio principale di un paesano, un lavoratore che si chiamava Lisandro e tutto il mondo lo chiamava Lisa. Ma tu sai un affare di chi Lisa è appena a Oro, è bravo, ma a Oro, ma hai capito. E Lisa si arrizza tutte le mani a 3 ore per fare la zappa in pianiccia. Si arrizza, si mette i sobani. Ma cerca di zoomare, un sumeraccio, una roba c'è in fede, di zoomare. E si bianta ogni basso, è gattivo come una bestia. Ma per andare in pianiccia, ce la fa là al paese, franca o viume, perché il madrale di la legione non esiste ancora. Ce la pia a deppa, quella si nel paese di Tiadra, franca canale verde, lingua zeta, e dopo si giunge in pianiccia, per zappa. Dunque Lisandro, Lisa, pia a zoomare, udira, e fa giù il viaggio. Giunge in pianiccia, zappa tutta la giornata, travaglia, ma a baga non è mica troppo. E apri mura perché si va a stridare addosso tutte le sere da Zomoia. Finito il travaglio, Lisa arriva a Zomeraccio e pia il viaggio. Passa Franca al paese in Guizzetta. E giunto in due paesi, i canali verdi, sente una voce che riomba. Buonasera, ti saluto, con la zucca e con l'ambuto. Lisa arrizza il capo e bea a finestra Antone, ma Antone è di un giorno di un paese. E di quello che impiega Lisa, pezza pa. E Antone è appena scherzoso, posto che Lisa è un disgraziato goccio. O Lisa, ben a mangiati un pezzo di vagiano con noi, che mi ha mangiato il vagiano stasera e mi va a vista. Lisa, che aveva a vista qui i canali anch'io, sono disgraziato, mi ne ho orto un pedraio verde. E si ne va.
postigana lì in chi sono rubace, ma io ho già c'ho le gomito e qualcosa per diventare ricco perché Ugo c'ho era povero mai capito. C'ho le gomito e una magoia per tre isoli. E si ne va. E giunto a Ovium, perché c'ho la franca Ovium per regolare in pedraio verde, uso mere una avanza più. Cadia fai su zoomere, di una roba cianfite, farebbe meglio a tombarlo così, avremmo una roba mangiata tutto l'anno. E sto magato l'isa si posa dell'erba al bordo dell'acqua. A un momento beh, una specie di gerchio bianco accanto a riba. L'isa fedia così, si mette così, oh puttana, c'è la luna che casca nell'acqua. Si mette così, si pronta così, magari va già saltata, ma già roba la luna e dopo la già vende. Si mette così e si giutta. Sorte grosso, croscio, mai capito, ma così qua luna, così non buono così. Ma come già va? Fede usumere, dorme, a mangiare con un paese, qua luna così, pia e se ne va abbandonando usumere. C'era una deppa così, pia deppa quasi correndo, boh, già diventa ricco, mai capito. Giù di un paese, li ria anche un culo. Si infrugna in casa casa e c'è la moglie, Anna Maria, che cucinava la gorcia, ma era stumagata la vita, era stanca, c'erano i zidelli che stridavano, infine. Oh, Anna Maria, ha rubato qualcosa, le mamende e mai diventa ricchi. Era sempre così, cubogno così, eh? Ah, che hai fatto, guarda, si spiega ma appena. Ah, era posato accanto al fiume, ha visto un cerchio, sai, la luna era cascata nell'acqua. Mi sono ciutato, ha già rubato la luna e ora le mamme mi diventano ricchi e mi ha lasciato questo paesaggio di berai verde e mi ha bastia a campare come io. Udì, poi così, apri la mano, non c'è nulla che casca. Gira la luna, non è mica cascata, gira un rifletto. Anna Maria, ah, ha rubato la luna. Beh, prima ha rubato la luna, ha rubato un cervello. Ecco la vola di la luna e il berulaccio. E, beh, avvola, mica una vola, gli ho un racconto appena scherzoso che mi ha scritto ieri con Mathieu, con voi. Lo voglio raccontare qui, si vede. Allora, in un paese di Pancheraccia c'erano parecchie vole. Una sera, in caffè, di un sepolo Battini a contarci tutte le sue storie. Tempo di vera, Igiaello. C'era un uomo, Luigi Spela, che padiava fame e che si era inventato parecchie sosule. A conosci la sosula di lenticchie farcite? Un sidella mise il caffè e disse, e no. E Battini gli risponde, peccato, so proprio una. Con una niera nel suo mustaccio, il sidello si esclamò, ma ozi, come si appuntano qui? Strano che mammone non l'ha più mai fatta. Uè, c'è un bollo che è in più bella. Gli è semplice, semplice. Pia lenticchia, a sbaffi in due e l'empi di farsa. Sai che mi fa un ibo, domenica venga a mangiare e appuntiamo sta sosola con mammone. Usidelo tutto felice, non aspettava che era domenica. Giunse un giorno, usidelo era a tavolina 11 ore e mezzo. C'erano mezzogiorno e mammone sa usidelo. Ma che aspetti così tutto eccitato? C'è zio bolle che da culà per appuntare lenticchie farsite. Mammone si è messa a ridere, a schiattare i risi dicendo al suo violino. Ovvio, aio, voglio che non mettessimo a farsa in la ticchia così chiude. Usidello ingiuriato si rese conto che si era fatto un trappolò. Vedo, non mi capisco, non nasco. Allora, qui gli stesso, non mica tanto una vola, ma gli un racconto di mio paese. Allora, c'era un coppio di vecchi, per la piaggia campavano un coppio e erano appena rimedi, non sortivano tanto. E c'era gionco, ma loro non sentiva più un'onda. Parlava che corso, era un paesano, non parlava che corso, un francese poco e mica. Ogni giorno, dopo un mese, la sua moglie dice, oh me, vieni qui. Era per l'urto. Vedi che non c'è più elettricità in casa, c'è l'elettricità.
fino a, se non c'è mica stata l'elettricità, ci vorrei chiamare che sia, perché non è mica campa senza, senza elettricità, quantunque. Ah, vedremo stasera. Verso settore, dove entro in casa, o buttano, o risalve, non c'è mica l'elettricità. No, non è ancora venuta. A moglie dice a me, boh, c'è lui, a chiamare. Non ti chiedo, risalve, a chiamare io, non ti chiedo. Pio telefono e chiama. Quanti chi è? Non sapeva tanto parlare francese, poche mica. Chiama, via. Ah, e piano telefono, via, chiama. E c'è un tipo che risponde. Non era mica un pinzone, era un corso. Figliate, non c'è mica l'elettricità in casa. A me un mando quando era da arrivare e tutto. O tipo, ma era un corso, ma aveva risposto in francese. Oh, non vuoi anche te, pa, un ben chiedato, messo Castelli, che normalmente ci sono i trovati accanto a voi, ma domani normalmente si ti vuole rimanere. Tipo, non aveva capito un'onda, e la moglie gli dice: ma che ti ha detto? Oh, hai un pinzone, non capisce un'onda, e l'ha detto che gli è mica colpa sua, colpa suo padrone e tutto. Un indomani, la moglie gli dice: oh, tu mi fa qualcosa, vai a fare qualcosa, non la so, perché non c'è mica elettricità, come mamma fa? Un tipo ha detto: non ti inchieda, domani è più a Vittorio, non avevo mica elettricità e parte. Io ero in domani, l'elettricità non era ancora venuta. Pia Vittura e parte per che sonaccia, Maria. Pia parte per che sonaccia e all'intrapresa di Udipo, onde luce l'elettricità per bere appena. Entra, figliate, monsieur, non c'è mica l'elettricità, non è ancora venuta e tutto. Ma Udipo aveva capito che era lo stesso tipo che aveva avuto il telefono. E gli dice: ah, aveva capito, l'aveva parlato in corso. Gli dice: no, ma un binchedato non malamente stasera è rivenuta. O tipo, capiamo così, ma invece ragionco. Sorte, lo chiama sua moglie. La moglie dice: boh, allora come è? Sta o tipo, gli è un corso, ma è antipatico con te, non hai anteso un'onda. Dopo, sorte, tu me avevi trovato la soluzione. Va in un magazzino, più un tappeto di corsi e c'è cupulate. Entri in casa. Entro in casa con il tappeto di corsi e recuperate. La sua moglie che face: ma mi hai portato perché aveva un sporo con questo tappeto? Ma colpa di tu a fare, io già fai in miglia. In domani, in branca, quando lui entra in branca, usa tappeto e mette so cupulate. Come lo faceva? Lo faceva sua storia. Come lo... Dopo, un giorno, bene, un tipo, lo stesso tipo, face. L'elettricità era venuta a sera, dunque la moglie si dubitava in onda con te. Un giorno, un mese dopo, c'è un tipo che viene, quello per l'elettricità, per pagare, che un tipo non gli abbia più pagato un'onda. Un tipo viene e dice: che a te, monsieur Castilli, c'è un mese che non avete pagato un'onda, voglio chiamare quel che sia, sai, sapete, i vecchi certe volte hanno quel che sia che si occupano di affari per pagare, che non ti intende, non capisce un'onda e tutto. Dice: no, no, io figliate, l'elettricità è rivenuta, l'elettricità casana, naturale, è copulata, corre non tutto a petto, che so che chi faceva l'elettricità. Allora, io voglio raccontare a voi la Giomoscono d'Avretto. Allora, innanzi una pianta d'Avretto c'era un signore che si chiamava Orsalamano, un signore Crudeli. E aveva posto una regola, nanta azotar, era che ogni volta che c'era un matrimonio, a donna gli toccava a passare la prima sera in cunido. E poi, bon, se l'uomo o la donna non era mica da consento, chi faceva? I tombai. Allora, una donna si maritava, passava la prima sera in corsa alla mano, e il problema è che dopo, se la donna aveva un fidolo o una fidola, non si sapeva mica se l'idolo era di un marito o di Orsalamano. E un giorno, un giovanotto coraggioso e astuto, che si chiamava Pio Betto, si voleva maritare in cu una donna. Boh. E, ma io non voleva mica che, non voleva mica morire di già, non voleva mica fare tomba a sua compagna, e non voleva mica che Orsalamano si tirasse a sua compagna. Allora, la propongo di fare un yoga di Juventus. Un yoga di Juventus che diede, si faceva in tempo, era
Ue lu già maritata, si mette a cucinare e due uomini a cavallo correggono così e il scopo era di pidare Ue lu senza gasca. Tanto più bello, dice Orso la mano, bon. Se tu ti vuoi tirare a me donna, d'accordo, ma ti tocca a vincere il gioco di Giovanni. Borsa la mano era forte, gli piaceva così, ha scato così. Gli dice: buon accordo. Allora, mettiamo quello di a donna in terra, la sposa in terra, e cudani a cavallo. Si lampani, ma più betto, astuto, aveva piattato un laccio da retadido. E non si diparta, caccia il laccio, un lampa. Ci ha portato la mano al godo, c'era, babà, un gapo in terra, portato la mano morto. Poi c'erano a gente in giro, venivano intorno a più bello, ci toccano, felicità, sono so felici. E, bon, portato la mano morto, bon, quando non si laga mica un corpo così in terra, aos olhi, poi facciamo un piccolo tavolo, un lampadino in rito, il capo e il corpo, ecco, portato la mano intarato. E tanto in un canton non c'è più signori. E decidono non mica torna a avere un signori, ma gli fa come una certa democrazia. Ogni canton ha il suo capo e... Bon. Ma bon, peccato, qui siamo, marciamo anche appena, i liti tra i paesi tutto, codani. E un giorno che si diceva che l'agricoltura d'Orso la Mano era un luogo maledetto, che Orso la Mano era un demonio, e tanta curiosità mi giugaia e un giorno due uomini sono andati a sepoltura hanno preso i sapi hanno fatto tavolo e hanno aperto specie di gas e cose che viene fatto l'apra non c'è né un gapo né un corpo ma una mosca che sorti che svola così che se ne scappa. Poi dopo viene di qui ma si domanda ciò che è passato. Usarono, rimettono a terra e se ne vanno. E poco tempo fa, si vede in un cantone un zumeri che è stato tombo, ma sì, non c'è più sangue, come se era sticcato da polso con tutto il tempo ai soli. Dopo accade una gabbra, una vacca. E un giorno, un paesano che spassigliava così, vede una mosca tamanta quanto un boio. Questo era 10 anni dopo che viene a porto a Gascia. E sa mosca, bon, tanto, tombaia, solo in cosofio, tombaia l'animale e l'uomini, tanto, tutto il mondo scappaia, si piattaia, ma anche questi trovano i morti, anche lontani dal contorno. Ma non sappiamo più cosa fa, tanto più Beto, che era sempre vivo, si è detto, bon, a Dio d'andare in Italia, può essere chi si sa come va, va a tombare la mosca. Va in Italia, va in Pisa, e c'è un dottore che gli dice, bon, guarda qui, ti do qui, dirò una specie di medicina, e un ongan, una specie di ongan. E gli dice, bon, può andare a tombare questa mosca, ma prima ti tocca a mettere son gan in tutto il tuo corpo. Più bello faccio d'accordo, o compra, se ne vuole in Corsica, in avretto. E va a cercare una specie di spada che aveva benedito, un affare così. A Pida, e va a vedere la montagna dove c'era la mosca. Allora, ma si batte un poco e riesce a tombarla. Ma il problema è che, prima di andare a tombarla, si era scordato di mettersi l'unguento. Tanto. Riesce a tombare a mosca, ma poco tempo dopo più Beto mora. E ecco, bon, dopo non c'era più a mosca, ma bon, la gente a poco voltava, e così c'era sempre una specie di soffio di mosca. E poi, bon, ecco, ecco a vola di moscone d'avretto. È qualcosa di Beto a ciò che è Montesu. Bene, Paolanto. E rapavia di a vola di Mathieu, volevo dire che quando l'ha contato su sa vola qui, mi sono detto, la giudia intesa qui sei qui. Allora ce n'è una in da Graona tra i Gutulesi e i Bastiergacci. Infatti la giudia intesa così,
pas dit que quoi che sia era appena baulu ste voulait si dice a chi vuole comprare l'una e sa vola gui ad un tesoli da cutulesi che parla ogni di bastiergaci pas dit qu'infatti bastiergaci erano gli losi di cutulesi perché in cutuli c'era era una comuna con tu qua ricca in corteggiato vaciani tissavano in uvilu era con una comuna che campava e in bastiergaci dicevano che non c'erano ca paesani e tutto. E giusto appunto, ho fatto di comprare l'una, l'hai un teso lì, in da Bastiergaci e Cutturesi. Dunque penso che se tu l'hai intesa lì da Petrolacci e quelli di Canale di Verde, e io da Cutturi e Bastiergaci, penso che in da Gorsi Casan si può rientrare, senta di non savola qui. Solo per dire che appunto l'idea raccolta che l'ha fatto Domenico Ighelli nei racconti di Corsica, di a metà della luna e parecchie volte, in stessa maniera con una persona appena impigliata che esibia e poi dopo crede di portarla in casa. Dunque è un motivo permanente, diciamo. Così noi c'era l'occasione di andare a figlia appena di questa raccolta di Bighelli, che è stata tradotta in corso da un libro di Ortoli, esce 1883. Ecco, dunque così faremo appena, guarderemo appena quando noi saremo in corso. Allora, Zidelle, vi è piaciuta questa vola di avere gli animali? Avete qualcosa a dire? Non da spiegare. In tutti i casi, io trovo che hanno aiutato l'affare come... Se lo fossi vero, Ci avete campato, tutti, Ci avete campato. E allora, ciò che è, a me ciò che mi pare un affare interessantissimo da incaricare è che so affare comuni, di un diciamo, repertorio comune, ma si vede proprio che ognuno si piglia. È un affare... A tal punto che a certi momenti uomo e capo da vola è la stessa e tanto uomo si vuole giocare da vola e poi dopo c'è di noi l'arte di quello che dice, che a poco si sente a principio una dimichezza, che è proprio naturale e c'è la felicità, perché vuole dire che la persona... porta assai rispetto a ciò che l'ha da dire e all'esercizio e di bene. E poi dopo c'è l'altra parte che è l'incanto di avola che può contare. Io mi sono detto a certi momenti tra ciò che è inventato e ciò che è trasmesso dalla tradizione è difficilissimo. Quando una persona si impadronisce di un affare, è difficilissimo a fare distinzione tra uno e l'altro. E quando voi direte giusto appunto un filmetto che si farà di questo, vi direte se voi riconoscete voi stessi in Trento. Io aiuterò un certo talento di comediante di tutto. Tutti si giovanotti e si giovanotte e come boide una parte di creatività che risorte e di improvvisazione che risorte qui di magnifico in tutti i casi già avete campato vi ringraziamo e a voi vi metto.